Uno dei punti focali della casa sono sicuramente le porte. Se sono vecchie, scure o scolorite, daranno alla casa un aspetto buio e datato. Ne ho viste tante di situazioni così nei vari cantieri in cui ho lavorato, compresa casa mia, e l'unica soluzione sembrava proprio quella di sostituirle affrontando grosse spese. Invece, un restyling azzeccato può, oltre che farti risparmiare tanti soldi, trasformare le porte più vecchie e tristi in punti luce, cambiando completamente l'aspetto della casa. Un sapiente uso della decorazione, come quello che ti insegnerò poi, può conferire un nuovo stile aggiungendo un tocco di grande raffinatezza. In questo videocorso ho raggruppato 8 video che riguardano l'argomento restyling porte. Cosa imparerai? La preparazione del supporto, come si esegue la laccatura a rullo, quali sono i tempi di asciugatura corretti per rendere il lavoro solido e duraturo. E ancora, quali tipi di decorazione possono valorizzare la porta? Cos'è e come si esegue la decorazione a filettatura? Come creare le finte bugne con un sapiente uso della filettatura? Lo stencil a chiaroscuro per i decori? Come gestire le ombre e le luci per creare l'inganno delle cornici? Come si esegue la laccatura corretta del telaio? E vedrai ancora come si possono trasformare radicalmente le porte senza sostituirle, creando un nuovo ambiente luminoso, leggero e fresco in pochi giorni. La casa apparirà inondata di luce e dimenticherai in fretta l'aspetto spento delle vecchie porte.